Buongiorno, sono Stella Perrone, insegno all'Istituto Castigliano di Asti e ho avuto l'onore di essere referente di questo stupendo progetto che è Tra Generazioni l'Unione Crea Lavoro. Diciamo che la prima cosa che mi viene in mente riguardo al progetto e sicuramente a quello che è il valore formativo è il fatto che lo studente è protagonista. Quindi al centro di questo progetto c'è lo studente, forse diciamo che è al centro della modalità che io ho voluto dare, all'organizzazione che ho voluto dare. È un progetto che fa crescere, che ha fatto, dico li fa perché comunque sta continuando, fa crescere i miei studenti sotto molti punti di vista, dal punto di vista delle competenze, perché loro in realtà, pur essendo, trasmettono il sapere ai corsisti, ma in realtà loro stessi imparano. Perché e imparano in un modo innovativo, perché se non è imposto dall'alto, non è imposto da me, imparo perché ho uno scopo, imparo perché facendo riesco comunque ad acquisire nuove competenze. Questo per me è una cosa fantastica e forse quello per cui ogni giorno lotto nelle classi. Loro hanno risposto molto bene, dal punto di vista organizzativo hanno avuto dei ruoli, che credo che quello nel sapere il fatto di rendere la classe viva, attiva, dove loro non sono lì pa soggetti passivi che ricevono qualcosa. Infatti è stato accettato da loro benissimo e devo dire anche dai colleghi che tante volte noi docenti diciamo ma perdiamo delle ore di lezione. La lezione è questa. Ed è la più grande lezione di vita, perché è proprio qui che loro sul momento abbiamo cercato anche di integrare quelle che sono le altre discipline, nel senso che io, tra virgolette, ho portato via ore, perché essendo stata inserita, ma non è vero, perché comunque loro hanno loro di psicologia e nel rapporto che è venuto fuori con questi corsisti senior c'è tutto, c'è l'osservazione su di loro, c'è il fatto di affinare sul campo quelle che sono le emozioni, quello che sono il rapporto e magari anche migliorarsi, perché all'inizio magari si è più titubanti, si è più timidi. C'era l'ora di religione, di materia alternativa, bellissimo, perché comunque anche nel loro programma c'era proprio questo, il rapporto con gli altri, come mi relaziono con gli altri. Ecco, io forse credo che questo progetto rappresenta la scuola ideale, quella che vorremmo tutti. Quindi forse che per me è nata una sfida, nel senso io ho messo a disposizione il mio tempo, il mio giorno libero e l'ho fatto proprio alla grande volentieri. Da un punto di vista organizzativo dietro c'è una regia, il mio ruolo è stato quello di regista e magari di organizzare le lezioni in modo che fossero più funzionali. Però è un'esperienza fantastica perché io credo che altri docenti vedendo come i miei studenti lavorano qui, tra l'altro in questa occasione è venuta una docente che si sta preparando una tesi di laurea e la vuole portare anche come esempio, ha visto come lavorano e ne è rimasta entusiasta. I miei ragazzi imparano, perché non è vero che sapevano tutte quelle cose dal punto di vista tecnologico che stanno trasmettendo a loro. Non è assolutamente vero. E imparano anche quanto sia difficoltoso trasmettere. E quindi loro stessi mi vengono a dire, ma professoressa, ma non capisce subito, devo rispiegare 1.000 volte, ecco. E allora forse entrano nella loro parte, da qui la classe rovesciata, l'inversione dei ruoli, il docente che diventa studente e viceversa. Ecco, ma questa è la scuola che vorremmo. La scuola che vorremmo noi come docenti, la scuola che penso vorrebbe un qualunque dirigente, è la scuola ideale. E quindi benvenga che io abbia avuto l'opportunità di viverla almeno per 3 ore ogni settimana. Grazie ancora.